100 secondi prima dell'incontro è un momento particolare, carico di tensione, di pensieri. Sicuramente oggi lo vivo con più stress rispetto a quando ero più piccola. Sono salita in pedana all'età di 7 anni, ho iniziato a fare le mie prime gare. Per me era tutto un gioco, era puro divertimento. Più gli altri mi dicevano: "Sembri una donna di ghiaccio". Se vincevo non esultavo mai in maniera esagerata e quando perdevo non piangevo e tenevo tutto dentro. Dal primo momento che ho preso il fioretto in mano non mi sono mai sentita fuori luogo e penso che questa sia stata la cosa più bella, ma semplicemente più naturale. Per competere ad alti livelli l'importante è avere un equilibrio. Ci sono stati momenti che ho detto basta, non ne vale la pena. Però poi tornavo in palestra. Essere sempre al top della forma non è facile. Però bisogna curare ogni particolare. Per me è fondamentale l'alimentazione, ma l'integrazione. Io ho la fortuna di usare i prodotti della linea Herbalife 24 che mi accompagnano giornalmente. Il mio prodotto preferito è il Formula 1 Pro. La colazione è il momento più importante dove c'è il carico di energia. Io spesso sono in giro per le gare, in giro per tutto il mondo e quindi avere con me lo shake è veramente di fondamentale importanza per avere tutti i nutrienti che mi servono. Il bello della scherma è che è uno sport individuale e hai sempre davanti un avversario. Ogni assalto ha una sua storia. La vittoria più bella che ricordo con più piacere sicuramente è il Mondiale a Budapest 2013. L'emozione più grande sicuramente è stata sul podio, quando mi hanno messo la medaglia, ma soprattutto sentire l'inno cantato da tanta gente che era venuta a vedermi. Quando sto per salire in pedana non vedo l'ora di mettermi la maschera. Il mio obiettivo è Tokyo 2020.